Bella gente, benvenuti in questo nuovo video. Ciao ragazzi, come state? Oggi sono qua per parlarvi un po' della mia situazione un po' particolare, anche perché, diciamo, sta cambiando parecchie volte nell'ultimo mese. Prima di cominciare, vi chiedo di passare dalla descrizione in cui trovate un link che vi porterà in un sondaggio al quale vi chiedo davvero tante volte di rispondere, grazie mille in tal caso perché è importantissimo. Per il resto, signori, tranquilli, non chiudo canale, non chiudo progetti, non chiudo nulla, semplicemente vorrei rallentare un po' le cose, anche perché nell'ultimo periodo diciamo che stanno succedendo un po' di cose. Innanzitutto, da 2 anni, dal quando avevo 16 anni che è iniziata la pandemia, ho iniziato a lavorare con YouTube e il sito Viola in maniera super ferrea e quasi lavorativa, portando tantissimi contenuti per voi. Questa cosa però in realtà ho notato facendo un resoconto veritiero che mi ha portato per l'impegno che ci ho dato davvero pochissimo contributo, sia a livello monetario che in realtà non mi frega ben tanto, ma soprattutto a livello di numeri e visualizzazioni. Insomma, ve la faccio breve, non ne è valsa assolutamente la pena. Le diverse pause che ho fatto nell'ultimo periodo, soprattutto estivo, purtroppo hanno messo il mio canale, sia sul sito Viola che su YouTube, molto in basso. E questa cosa, diciamo, va a rendere vano qualsiasi sforzo che stia facendo nell'ultimo periodo. Il problema che 2 anni fa, con la pandemia, non avevo e che invece ho oggi è il fatto che ora stiamo tornando sostanzialmente alla, con mille virgolette, normalità. Perché effettivamente sì, sta diventando tutto più normale, scuola super ferrea, niente più didattica a distanza, e insomma, davvero poche ore al pomeriggio di tempo nel quale devo unire studio, fidanzata, vita e YouTube. Insomma, è un parto, ve lo dico, e so benissimo, studio anche psicologia, ma non c'entra, che questa cosa non può andare avanti ancora a lungo. Proprio per questo voglio rallentare le cose. Oltretutto, dico anche che da 2 anni, insomma, quando avevo 16 anni, videogiochi, Minecraft al primo posto. Oggi, sinceramente parlando, devo ammettere che non parlo mai di videogiochi se non nei video. La mia vita si basa totalmente su altre cose che in realtà voi nemmeno conoscete, probabilmente. Oltretutto, nell'ultimo periodo, Twitter, che è la mia base principale, fonte principale dal quale prendo ispirazione, è totalmente noiosa e brutta, e questo mi porta anche a creare meno contenuti e soprattutto poche news e info che sono sparite nell'ultimo periodo dal canale. Questo, signori, non ha alcun senso per me. Continuare così mi porterà allo sfinimento senza arrivare da nessuna parte. Proprio per questo, plot twist, voglio passare a TikTok. Sì, continueranno i video, sì, continueranno le live. Sì, TikTok è una piattaforma, un social network totalmente brutto, inutile, stupido, bla bla bla. Ok, lo accetto che lo dite e lo pensiate. Va bene, ok. Ma quello che vorrei fare su TikTok in realtà lo fanno tante altre persone, contenuti seri, interessanti e assolutamente non legati ai videogiochi, ma legati a me. Tutto ciò che ho voglia di dire, di parlare, di trattare, che diciamo attraverso nel corso dei giorni all'interno della mia vita, lo tratterò su TikTok sotto forma di mini video ben studiato, fatto bene, nel corso del tempo imparerò meglio e pubblicato su quest'altra piattaforma. Un po' perché la reputo, anzi lo reputo TikTok l'unico social in questo momento che mi può permettere di crescere e fare, sì, numeri, la cosa che alla fine importa di più sotto un certo punto di vista ad un influencer, ad un content creator. E sinceramente andare avanti così, facendo una cosa che sì, mi piace, a me fare informazione piace da morire, però trattare un videogioco, Minecraft continuamente, cioè mi sta piacendo sempre un pochino meno questa cosa e la vedo un po' forzata delle volte. Proprio per questo dico, voglio calare un attimo, mostrarvi su TikTok il vero me, quello che secondo me è giusto mostrarvi. Questa cosa inizierà più avanti, voglio prima preparare tutto per bene, voglio prima essere sicuro di quello che sto facendo, ma comunque oggi in questo video ve ne sto parlando e sono molto felice di questo. Perché fidatevi che comunque TikTok, nonostante sia molto, diciamo, preso dai pregiudizi, devo ammettere che ha dei contenuti anch'esso molto interessanti, molto, molto
molto belli e vorrei rientrare in questa categoria senza andare nella stupidità e nella ricerca di visualizzazioni totalmente improntata e vana. Le live ovviamente continueranno, diciamo che tempo permettendo creerò contenuti sia su YouTube sia sul sito Viola, mi concentrerò, cercherò almeno di farlo molto anche su Instagram in questo periodo e vorrei diciamo mostrarvi parti di me che in realtà conoscete ben poco. Forse chi mi segue per bene sul sito Viola già sa il mio interesse nei confronti di voi utenti, le domande che vi faccio e i discorsi che comunque intraprendiamo all'interno delle live. Diciamo, signori, che vorrei arrivare a questo sempre più spesso, in maniera più sicura, e TikTok è il modo migliore. Quindi niente, io sto bene, ho tantissimo da studiare, ho una vita che voglio conoscere e abbracciare, perché sì, me la sono persa negli ultimi anni sotto alcuni punti di vista e sto scoprendo davvero tante passioni che purtroppo non posso permettermi di fare se continuo a basare così tanto la mia esistenza su social come YouTube e il sito Viola, perché sostanzialmente me lo vietano, hanno algoritmi e sistemi che purtroppo non mi permettono di fare nient'altro con le mie ore organizzate che ho se non occuparmi proprio di essi per poter funzionare al massimo, perché io posso continuare così come sto facendo ora, ma purtroppo non crescerò mai e lo so bene, lavoro da 7 anni ormai su queste cose. E niente, signori, direi che oggi possiamo concluderla qua. Tranquilli, sto bene, per oggi vi chiedo soltanto di commentare il video, dirmi la vostra opinione, di condividerlo eventualmente con altri. Mi raccomando, rispondete al sondaggio qua sotto e se avete voglia, se avete TikTok, seguitemi pure su quest'altro social. Il link è in descrizione, vi chiederei davvero di farlo, grazie infinite in tal caso. E che dire, signori, ci vediamo presto, grazie davvero. Alla prossima, ciao ragazzi, grazie.